Fabrizio Cisternino, si riprende una tradizione storica per la sua famiglia, quella che ha inaugurato suo padre, quella di scegliere un elemento dello sport brindisino da premiare con un orologio. Assolutamente sì, era una tradizione che papà ha portato avanti sin dagli anni 70 e assolutamente ci tenevamo a ricordarlo in questa maniera e a creare un evento che ricordasse quelle che erano state le sue idee già in quegli anni. L'unica differenza che abbiamo voluto creare quest'anno era quella proprio di lasciare che fosse la tifoseria, il tifoso brindisino, a poter davvero scegliere chi riteneva più meritevole di poi prendere questo premio. Quindi spieghiamo tecnicamente come funzionerà: si andrà sul sito della società e si avrà la possibilità di votare. Esattamente. Se sul sito Enel Basket Brindisi verrà aperta questa finestra sul MVP Eberhard, appunto, del campionato, e quindi il tifoso potrà cliccare il giocatore che ritiene più meritevole di vincere questo premio a metà della stagione, e quindi saranno i tifosi stessi in realtà ad omaggiare e a regalare questo orologio poi al giocatore che vincerà. Quindi sarà uno stimolo in più anche per raggiungere dei risultati importanti. E questa era esattamente la filosofia di papà, lui lo faceva veramente in quegli anni, portando avanti un giocatore a partita in casa che, se emergeva rispetto al resto, vinceva questo orologio. E quindi l'idea partiva anche dal creare uno stimolo ai giocatori in campo a rendere durante le partite, perché potevano effettivamente poi riceverne un premio.